a raccontare una partita con un risultato bugiardo. Sì, noi veramente abbiamo dato tutto. Abbiamo dato veramente tutto e è veramente bugiardo, come dici te, perché soprattutto il secondo tempo abbiamo creato veramente tanti presupposti per andare al gol e ci è mancato veramente l'ultimo tocco, il guizzo giusto. Oggi ho rivisto il miglior Milani, ho rivisto. Partiamo dal primo tempo. Hai battuto una rimessa laterale furba, diciamo così, velocissima su Tupta, lo hai mandato in porta. Prima giocata importante. Nella ripresa hai messo dentro un pallone interessantissimo, peccato Giabbo sul secondo palo si è arrivato con un attimo di ritardo. Sì, alla fine oggi più che mai con un pubblico del genere e soprattutto quando ti senti che la squadra sta veramente cercando di fare il tutto per tutto, devi tirare fuori qualcosa in più e oggi mi sentivo bene, magari più delle altre volte, però poi alla fine ci sono tante occasioni in varie partite e ogni partita ha una storia a sé. Io mi sento che sto sempre dando il massimo e oggi ne è stata la riprova. Quindi diciamo così, per chiudere con un sorriso, anche se non è facile questa sera, guardando la prestazione forse sì, perché si è rivisto un grande Pescara. Diciamo che i primi 15 minuti, i primi 10 minuti in questo stadio non piacciono al Pescara. Tu sei stato sfortunato attore protagonista con un'espulsione ingiusta contro il Giuliano, oggi dopo pochi minuti l'errore della linea difensiva, il gol, che però non siete riusciti a pareggiare. Sì, questo campo a quanto pare non ci porta tanto bene, però... I primi 10 minuti, perché poi... Sì, però no, non possiamo dire così, abbiamo dato veramente tutto, abbiamo giocato un gran secondo tempo, abbiamo creato tanto, soprattutto loro nel secondo tempo proprio non sono riusciti, secondo me, a ricreare quello che magari nel primo riuscivano a tenerci palla davanti. Noi ci siamo veramente difesi bene e abbiamo attaccato con tanti uomini, però ci è mancato l'ultimo guizzo proprio nell'area di rigore. Ti chiedo l'ultima cosa, Lorenzo, perché prima Massimo Profeta, quando stavamo raccontando la partita, ha sollevato qualche sospetto quando si è fatto male Cuppone su quella palla messa dentro da Desogus, non è arrivato per un attimo Cuppone, però poi è caduto dentro la porta. Ne avete parlato con intanto come sta Gigi, ne avete parlato all'intervallo, se è stato spinto alle spalle d'Aia, se potevano esserci gli estremi per il rigore? Allora, Gigi sta abbastanza bene, gli gira un po' la testa, però assolutamente, noi abbiamo sentito proprio la botta, abbiamo visto la spinta, poi allora era rigore espulsione. Sì, è un po' come quando a me hanno dato rigore espulsione, ci sta che l'arbitro non possa vedere, quindi dobbiamo accettare questo.